Comune di Berceto è l'unico comune al mondo a avere fatto il 15 dicembre, insieme al bilancio straordinario di previsioni 2018, come vuole la Corte dei Conti, come vuole il Ministero, come vuole il Governo, noi abbiamo fatto anche un bilancio in criptomoneta. Non è Bitcoin, ma è AU, ricordando i nostri amici Lakota. Abbiamo chiamato la nostra moneta, la criptomoneta che emetterà il comune di Berceto, con il saluto indiano che è AU. E quindi ci permettiamo di sognare finanziando delle opere che sono essenziali per dare posti di lavoro nel comune di Berceto, quindi ristrutturare tutta la fornace, farlo diventare un grande centro di ricerca per l'intelligenza artificiale, sistemare tutto il centro sportivo, sistemare al meglio la casa protetta, avere un servizio sociale sul territorio veramente efficiente ed efficace, aiutare tutte le nostre persone anziane e bisognose del comune, fare tutto quello che la Costituzione demanda ai comuni e che invece attraverso uno Stato patrigno che ci ruba i soldi non riusciamo a fare. Potendo emettere questa criptomoneta paragonabile al Bitcoin, che però per il comune di Berceto si chiama AU, noi riusciamo a immaginare di realizzare queste cose. Lo facciamo soprattutto come polemica nei confronti di un'Europa che non è un'Europa unita, ma è semplicemente una cozzaglia di finanzieri e burocrati che distruggono e affamano i popoli, e invece riappropriandoci della nostra moneta, desiderando un'Europa di stati veramente uniti che dividono anche il debito e che emettono dei buoni ordinari del tesoro europei, emessi da una banca pubblica europea, non dalle banche private come la Banca d'Italia e come la Banca Europea. Finalmente, rispettando la Costituzione, avremo una grande Europa, avremo dei grandi comuni e il comune di Berceto, proprietariamente, visto che questo è possibile, ha fatto un bilancio in criptomoneta, come sarebbe corretto fare. Ci fa piacere di essere i primi, anche perché siamo aiutati da dei grandi professori, da dei grandi esperti sulla criptomoneta che al momento, grazie al Bitcoin, è diventata anche molto di moda. Mi fa piacere di essere il primo sindaco a utilizzare questo e avere chiesto l'autorizzazione alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia, perché vogliamo fare le cose tutte in regola e vogliamo che questa sia una grande provocazione contro questa Europa dei finanzieri, dei burocrati, degli affamatori del popolo.